Il valore dei danni causati sarebbe almeno 10 volte tanto quello del bottino in seguito al furto portato a termine l'altra notte alla sede Daicom a Vicenza, nota azienda che si occupa di distribuzione di merci high-tech. Ancora una volta è stata presa di mira un punto vendita della zona industriale ovest del capoluogo berico nel corso della notte tra martedì e mercoledì, senza farsi alcuno scrupolo nell'abbattere cancello e ingresso principale dello stabile. Nella spaccata in piena regola la banda organizzata e particolarmente esperta, come si evince dalla dinamica del furto studiato nei dettagli, si è munita di più furgoni, mezzi di trasporto con ogni probabilità rubati in precedenza per utilizzarli come ariete al fine di aprirsi un varco verso il magazzino, lasciando sull'asfalto anche dei chiodi da cantiere a 3 punte per scoraggiare chi, forze dell'ordine in particolare, potesse tentare di mettersi al loro inseguimento. Tutto calcolato da parte dei malviventi, almeno in 8, secondo l'approfondimento sulla notizia riportato dal giornale di Vicenza. Dispositivi e accessori il cui valore ammonterebbe a 4.000 euro in tutto a fronte di lavori di sistemazione dei danni patiti. I carabinieri di Vicenza stanno indagando sulla base dei rilievi posti in campo in via degli Ontani, dopo aver acquisito elementi utili dai circuiti interni della DAI come di altre aziende per la videosorveglianza. La dinamica ripresa in più punti e consegnata dai titolari alle forze dell'ordine appare chiara con i furgoni utilizzati come lasciapassare abbandonati sui posti già ispezionati. Più laborioso sarà risalire all'identità di qualcuno tra i componenti della banda criminale, tutti con il volto travisato di fronte agli occhi elettronici, anche se in parte gabbate le telecamere, in questo caso almeno visto che il carico di smartphone e smartwatch di alto valore, che probabilmente era in cima alla lista dei desideri, erano custoditi altrove rispetto al magazzino sfondato.